Ciao a tutti ragazzi, allora io sto registrando le pagelle in piena notte perché avevo volontà di portarvi la solita grafica, il solito video organizzato in questo modo. Io quando vedrete le pagelle sarò praticamente a Roma, sarò in direzione Fantacalcio e quindi fatemi sapere magari qui sotto nei commenti se avete qualche giocatore da consigliarmi in extremis perché questo è l'ultimo video che caricherò prima dell'asta, quindi fatemelo sapere qui sotto. E quindi vuol dire che la partita è finita da pochi minuti, meno male, siamo un paio d'ore dopo la partita. Mi sono ricordato alcune situazioni, mi sono andato a evidenziare alcuni concetti e quindi sono molto a caldo, però proverò lo stesso a dare la mia opinione su questo Empoli 0 Juventus 2 che, come vi ho già ribadito in altri contenuti, secondo me la Juventus ha strameritato, poteva veramente fare tanti 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 altri gol, ma nel quale secondo me non è stata convincente. Vi invito a guardare anche un altro video che anche questo in questo momento deve ancora uscire, ma che ho già registrato e già organizzato e programmato per la mattina delle 7, quindi voi lo avrete già visto, io ancora non l'ho pubblicato, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede e voglio parlare principalmente di Massimiliano Allegri, quindi io non andrò a proseguire ulteriormente il discorso perché credo che Allegri meriti 6 e mezzo per quella che è stata la gestione della partita, perché la Juventus non ha mai rischiato, la Juventus ha vinto meritatamente la partita, la Juventus poteva fare altri gol, però ribadisco il concetto: secondo me questa squadra ha bisogno di ben altre migliorie, ha bisogno di essere più concreta ed efficace in determinate cose che non si vedono e che Allegri ancora una volta non ha messo in primo piano e quindi mi dà proprio l'idea, la sensazione che lui stesso non le consideri così importanti, ma ho già parlato di questo nel video che ho lasciato appunto qui sopra nelle schede che avete visto poco fa. Non vado ulteriormente avanti, siccome la valutazione è 6 e mezzo per il tipo di approccio che vuole Allegri, che secondo me è distante dal tipo di approccio che dovrebbe invece avere questa Juventus per poter migliorare, e collegandosi anche un po' al discorso che faceva Ambrosini, nel quale poi Allegri ha sviato perché lui è veramente un mago nel rispondere a quello che vuole lui anche a delle domande a cui effettivamente poi non dà risposta. Senza voto Perin, perché non è mai stato interessato, e questo deve darci un po' anche la dimensione, la sensazione di quella che è stata la partita, una partita che la Juventus ha gestito da quel punto di vista nel migliore dei modi. L'Empoli non è mai riuscita ad impensierirla, però allora bisogna domandarsi: è stata tanto efficace la Juventus o ed è stato troppo inefficace l'Empoli? Questa secondo me è una riflessione che va fatta, perché questo Empoli mi ha dato delle sensazioni di una squadra veramente molto in difficoltà. Se nella prima partita avevamo visto comunque un Udinese che in qualche modo di destra, di sinistra, di testa, di cross, poteva fare qualcosa, l'Empoli non mi ha dato questa sensazione e quindi secondo me ci ha messo tanto del suo. 5 e mezzo a Bremer. Allora, io solitamente prima di fare le pagelle vado un pochettino sul web e leggo quelle che sono le valutazioni che vengono date ai calciatori. È ovvio, ribadisco, è ancora notte, quindi non sono uscite tante pagelle, però ho visto bene o male tutti che hanno dato una sufficienza a Bremer. Secondo me Bremer invece non merita la sufficienza in questa partita. Diverse letture sbagliate, una chiusura che poteva diventare veramente una frittata, quella di tacco al volo, una roba che non si deve mai fare. E credo che abbia sofferto tante volte anche Ciccio Caputo, c'è cioè un'occasione clamorosa di Ciccio Caputo con una bella azione nata dalla destra da parte dell'Empoli, una delle poche azioni in cui l'Empoli si è reso davvero pericoloso con la palla che non becca lo specchio della porta e esce a lato, però Bremer si è fatto anticipare. Io non ho ancora visto un Bremer convincente in queste prime uscite di campionato, e secondo me anche oggi ha faticato con un attaccante come Caputo. E se penso a Beto, se penso a Gircè, se penso a Caputo, tutti e tre in un modo o nell'altro hanno messo in difficoltà Bremer. Quindi secondo me la sua valutazione non è da sufficienza, è da 5 e mezzo, e sono un po' preoccupato, ma dall'altra parte sono tranquillo perché la risposta che mi do è: Bremer ha una struttura fisica importante, giocatori di questo tipo entrano in forma dopo rispetto agli altri, hanno un motore diverso e quindi c'è semplicemente necessità di avere un po' più di tempo a disposizione. Voto 6 a Gatti, la prima presenza stagionale, ha giocato al posto di Alexandro. La Juventus
ha subito poco e niente, come dicevamo prima. Ci sono state un paio di occasioni, sì, ma tiri nello specchio della porta non ce ne sono stati, e credo che Gatti ci abbia messo lo suo, perché è sempre uno che dà sostanza. Poi il gol di Danilo nasce da quella mischia in cui c'è pure lui, e quando si parla di fare la mischia o di determinate occasioni, Gatti è sempre presente. Al di là di questo, una prestazione direi tutto sommato convincente da 6 in pagella. Voto 7 e mezzo a Danilo. Io sto dando sempre delle valutazioni più elevate a questo calciatore, me ne rendo conto, ma quest'uomo è l'anima della Juventus. Intervista post partita meravigliosa in cui Danilo dice: darò addirittura, regalerò questa maglia al figlio di Scirea, numero 6, capitano della Juventus, nel giorno della scomparsa del 6, capitano della Juventus. Questo ha capito che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, questo ha capito che cos'è la Juventus. E la sensazione che ho io è che dentro il campo ci siano sempre dei giocatori che lottano per la maglia, che sudano per la maglia, che credono nella maglia, e poi c'è Danilo, che è sempre più di tutti loro. Io credo che quella fascia sia strameritata al suo braccio, e mi dà proprio la sensazione, e mi dà anche l'emozione di essere uno che ci crede più di tutti gli altri. Il gol poi è roba sua, un altro gli era stato annullato. Voto 7 e mezzo in pagella. McKennie 6 e mezzo, anche qua io ho visto delle pagelle che bocciavano McKennie. Io vi devo dire la verità, e sapete bene che non sono un fan di McKennie sull'esterno. Secondo me, ieri McKennie ha sbagliato niente, e ha avuto anche, anzi, ha sbagliato una roba sola, che si è dribblato da solo ed è inciampato, una roba del genere. Però McKennie, secondo me, ha fatto una buona partita. In un paio di occasioni addirittura è andato a spingere. Non è assolutamente il prototipo di giocatore ideale che andrei a schierare in quella zona di campo, però secondo me la partita di McKennie è stata buona per quelli che sono i suoi limiti fisici e strutturali all'interno di un ruolo che è veramente complicato per essere attuato, perché il quinto di difesa, quindi tutto l'esterno, tutta la fascia, non è assolutamente facile. Eppure McKennie mi è sembrato un giocatore affidabile in queste prime uscite, e secondo me si porta a casa un 6,5. Voto 5 a Miretti. Miretti è uno di quelli che mi è piaciuto di meno. Miretti ieri sera mi è sembrato molto addormentato. Per tornare un po' al discorso che faceva Allegri dei giovani, degli errori, certo, Miretti ha fatto una brutta partita, però non per questo significa che andrà bocciato, perché io vado a vedere la prestazione di Locatelli e anche quella di Rabiot, e vi dico che banalmente per me il centrocampo della Juve è stato il reparto più scarso, che è mancato di più all'interno di questa prestazione. Ed è anche il motivo per cui vi dicevo, secondo me la Juve deve ricominciare a migliorare lì, a lavorare lì, ma in allenamento, non in partita. Non sono robe da partita, sono robe d'allenamento. Muovere il pallone, andare a prendere il pallone, perché tutte le volte che giochi alla palla da dietro abbiamo i centrocampisti che si nascondono, giocano a nascondersi. E poi nascono delle partite in cui Locatelli, Miretti, Rabiot non arrivano alla sufficienza. Rabiot ancora un po' imballato, diciamo così, vale un po' il discorso per Bremer, però secondo me è irriconoscibile. Un paio di spunti e poi poco altro. Non c'è stato il vero Rabiot all'interno di questa partita. Locatelli, la solita partita di tanta sostanza, ma quando c'è da fare un'apertura se ne fa 5-4 le sbaglia. Se c'è da impostare lo fa veramente piano. Poi questa volta l'abbiamo visto un po' di più, magari a chiudere l'azione, ha fatto un paio di tiri in conclusione. Però secondo me non è una prestazione sufficiente quella di Locatelli. Bisogna migliorare tantissimo questa prestazione. E per migliorare questa prestazione non basta fargli fare altre 10-15 partite sperando che migliori da solo. Perché sennò si tratta di speranze, non di lavoro. Queste sono cose che devono arrivare dal lavoro quotidiano. E anche uno come Miretti, che è meraviglioso nel smarcarsi, meraviglioso nel smarcarsi, ma ha tanti limiti nella costruzione, nel passaggio, nel tiro. Poi secondo me è molto bravo invece a dare delle palle filtranti, a giocare la palla d'esterno. Miretti è molto bravo in questo, sì, però ci sono state delle situazioni in cui Miretti mi è sembrato addormentato, e quindi bisogna lavorarci anche dal punto di vista della testa con dei ragazzi così, non solo dal punto di vista dei piedi. Centrocampo punto debole per il momento. Kostić, voto 6, prima partita da titolare, primi minuti della nuova stagione, lì sulla fascia uno stantuffo, numero 11 sulla schiena, quindi nuovo numero
non una prestazione indimenticabile, si è visto che è un po' arrugginito, però sicuramente mettere minuti nel motore gli farà bene. È un giocatore che è da recuperare assolutamente perché Kostic per la Juve è un valore aggiunto al 100%, 200%, e mi piacerebbe ipotizzare una formazione con Kostic a sinistra e Cambiaso a destra. Sarei veramente curioso di vederli coesistere. Voto 6 e mezzo a Federico Chiesa perché fa un gol meraviglioso e l'esultanza di Chiesa è l'esultanza che più mi ha rappresentato perché questa partita mi stava svuotando. Chi era in live con me lo sa, mi sono mangiato le unghie fino a qua perché sentivo nell'aria la puzza di lascio a voi completare la frase. Perché era diventata quella classica partita in cui hai l'occasione e non le concretizzi. Quella classica partita in cui comunque lasci anche il pallino in mano agli avversari perché pensi che non ti possono far male. Quella classica partita in cui vai ad abbassarti ed è un attimo che il difensore fa una cappella perché viene pressato, perché viene spesso attaccato, perché viene portato a difendere basso e ti infilano nella prima occasione vera e propria e ti fanno gol. Il gol di Chiesa mi ha rilasciato una scarica di adrenalina positiva e l'esultanza di Chiesa in cui è sfinito è stata quella che mi ha descritto alla perfezione, perché ero contentissimo, sollevato, ma anche stanco, perché sentivo che questa partita si stava mettendo male. Però Chiesa ha sbagliato anche un gol clamoroso e non può non far parte della valutazione generale del calciatore, che secondo me ha fatto una partita normale, non una partita alla vera, al vero Chiesa. Io credo che Chiesa possa fare decisamente meglio di così e credo che non vada valutato solo per il gol. Poi sul gol ha fatto qualcosa di meraviglioso perché lì ci ha mostrato tutta la fame che aveva. Ed era andato giù e si è rialzato a tempo di record per buttare in porta quella palla perché ormai non c'era più nessuno a poterlo ostacolare. Quindi 6 e mezzo, ma con la possibilità di migliorare. E ripeto, secondo me per far migliorare Chiesa, miglior Chiesa, quest'anno l'abbiamo visto con l'Udinese perché? Perché Cambiaso entrava nel campo e lui stava sull'esterno. Un ritornello, sì, l'ho già detto 1.000 volte, ma lo dico perché ho visto che diventa efficace ed è quello che serve alla Juventus. Voto 5 a Dusan Vlahovic. All'interno della partita nemmeno malissimo, secondo me. Ci sono state due o tre sponde, due o tre giocate belle anche da parte di Vlahovic, due o tre tiri anche che ha provato a buttare dentro. Però pesa tantissimo quel rigore non concretizzato, perché se Vlahovic sul dischetto va e segna il 2-0, la partita è finita, terminata. La Juventus ha già messo in discesa la partita e può cercare di migliorare e dilagare con molta calma. Invece quel rigore sbagliato ci ha messo in difficoltà e si è andata a creare quella situazione di cui vi parlavo prima. La Juventus, secondo me, non è stata convincente neanche prima del gol dell'1-0, ma se si ritrova senza fatica, senza sforzo, ad andare in vantaggio di due reti, poi tutto cambia. E Dujan quella palla la deve buttare dentro. Uno, perché lo può fare. Due, perché lui stesso ne ha bisogno. Non voglio che sia finito questo effetto positivo che avevo visto in Vlahovic, poiché ha costato Lukaku. Il mercato è finito, sì, certo, ma Vlahovic rimane il numero 9 della Juventus e non può giocare a targhe alterne per dimostrare che no, deve dimostrarlo sempre, non nel momento in cui viene messo in discussione. Voto 6 a Pogba, che ha già ceduto, nel senso che il fisico di Pogba non ha retto al 100%. Ora, io non ho a disposizione i dati o le tempistiche nuove, gli esami strumentali, non lo so, magari anche quando uscirà il video non avremo ancora a disposizione, però questo giocatore, signori, quando è in campo è più forte degli altri, cioè tecnicamente è il giocatore migliore della Juventus. Io credo che il giocatore più impattante della Juve sia Chiesa, ma che il giocatore migliore della Juve sia Pogba. Peccato che non si riesca a trovare questa continuità di rendimento, perché sarebbe necessaria. A, è il giocatore più leader, più trascinatore, e ovviamente Danilo, che si è portato a casa anche oggi il voto più alto all'interno di tutti i giocatori presenti. Voto 6, Cambiaso, secondo me quando sono entrati Pogba, ma soprattutto Cambiaso e Milik, la Juventus è iniziata a migliorare, perché c'è stata più fluidità di manovra. Io credo che non sia una coincidenza che due giocatori come Cambiaso e Milik, molto bravi a entrare nel gioco, far girare il pallone, molto intelligenti tatticamente e tecnicamente, riescano ad aumentare la qualità della squadra. Quindi gli ingressi di Cambiaso e Milik, secondo me, hanno cambiato davvero la Juve, che è iniziata a essere convincente, secondo me ha macinato più occasioni da gioco proprio da quel minuto in più. Mi piacerebbe ritornare a vederlo titolare con la Lazio, perché secondo me è una delle poche possibilità che abbiamo di fare bottino pieno con la Lazio è appunto Cambiaso che stringe dentro il campo e Chiesa che va sull'esterno. Voto
7 a Milik perché oltre a prendere la traversa è l'autore dell'assist ed è stato un assist bellissimo e intelligentissimo nei confronti di Federico Chiesa. Finalmente ho visto un Milik che entra e va a fare un po' la differenza, perché nelle prime apparizioni Milik mi era sembrato molto arrugginito. Questo è un giocatore, secondo me, che la Juventus deve centellinare, perché ho paura che anche Milik possa avere qualche problemino fisico di troppo. Però se diventa un giocatore da mezz'ora, 25 minuti e te li fa con questa qualità qua, beh, la Juventus ha a disposizione un vero e proprio tesoro. Senza Votoaken, che prende un palo su un'azione costruita dal nulla, perché è una palla semplicemente nella quale Ken arriva con la sua strapotenza fisica, la sua freschezza da subentrato. Peccato, perché alla prima apparizione poteva già trovare il primo gol senza Voto, e senza Voto anche Weah, che entra e si mette lì stantuffo sulla fascia. Per adesso, secondo me, è più convincente McKennie rispetto a Weah nelle prime uscite ufficiali, ma Weah è un giocatore che avrà tutte le possibilità di farsi e rifarsi, perché questa bocciatura non può e non deve essere definitiva per l'unico acquisto ufficiale praticamente della Juventus nella campagna acquisti estiva 2023-2024. E questo è tutto, signori. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Voglio leggere le vostre pagelle. Come vi dicevo, voglio degli acquisti, dei consigli per acquisti lato fantacalcio. Fatemi sapere tutto nei commenti e noi ci vediamo con un nuovo video. Appena avrò la possibilità, lo registrerò magari insieme anche a Colpo Gobbo e proverò a portarvi quella che secondo me è la prediction al campionato, alla Serie 2023-2024. Un abbraccio.